Non so come alcune persone possano pensare che questo possa essere un acquario per le loro tartarughe. Questo al massimo vi può servire come piccolo box per portarle le tartarughe, ma dentro qui io non ci metterei neanche un pesce. Ma ad ogni modo, vai con la sigla. Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video e benvenuti ad 11 Giga, il canale YouTube dedicato alle tartarughe d'acqua. In molti, molto spesso mi chiedete nei commenti piuttosto che nei messaggi su Instagram come faccio a tenere l'acqua del mio acquario così pulita nonostante io abbia tre tartarughe molto, molto scatenate e ovviamente anche un bel fondo di substrato. Nel mio caso, ciò che ho trovato per esperienza molto importante per la sicurezza e in generale la pulizia e la creazione di un buon ecosistema all'interno dell'acquario delle tartarughe sono questi che vedete qua. Questi sono cannolicchi. I cannolicchi non sono altro che dei piccoli cilindretti in ceramica. Quelli che vedete e che sto utilizzando all'interno dell'acquario con le Graptemis sono quelli della Ascol. Sono proprio dei piccoli cilindretti e per la loro forma, per la loro porosità e in generale per come sono studiati e costruiti, permettono, oltre al passaggio dell'acqua all'interno, anche la formazione di piccole colonie di batteri che permettono proprio la depurazione dell'acqua dell'acquario. Molto spesso ho sentito dire che questo prodotto, in generale, i cannolicchi funzionano poco e che apportano pochi benefici. Per quanto riguarda il mio caso specifico, invece, per esperienza mi sono accorto che la differenza fatta da questi è davvero tanta. All'interno della descrizione, comunque, vi lascio anche un link dedicato proprio a un video che ho realizzato sulla struttura del mio depuratore. All'interno del mio filtro, oltre ad esserci un filtro biologico, che sono appunto i cannolicchi, ho unito i filtri meccanici, che non sono altro che la lana di Perlon e le spugne. Comunque, se volete più informazioni, il link è all'interno della descrizione. Un'altra cosa che molto spesso mi chiedete è per il substrato. Ci sono specie di tartarughe che hanno molto bisogno del substrato perché adorano insabbiarsi e scavare e potersi nascondere. È una cosa, per esempio, che vedo anche con le Graptemis. Houston, per esempio, la sera adora tirarsi proprio addosso il substrato e nascondersi sotto. Il consiglio che vi do sempre, però, per il vostro substrato all'interno dell'acquario è di metterlo solo nel momento in cui avete, primo, tanta tanta acqua, perché se ne avete poco l'acquario, appena le tartarughe nuotano, si riempirà di polvere e questo ovviamente vi servirà davvero poco a niente. E secondo, solo nel momento in cui il vostro depuratore davvero è molto grande, molto capiente e riesce a filtrarvi l'acqua nella maniera migliore. Tenete infatti conto che le tartarughe si muovono e ovviamente tutta la sabbiolina del substrato va sempre in giro ovunque. Altra cosa importante per il substrato, tenete sempre conto di un substrato molto, molto, molto fine, meno di 2 mm. Questa è la cosa più importante in assoluto. In questo modo andate ad evitare qualsiasi tipo di problema. È ovvio che le tartarughe in un modo o nell'altro andranno ad ingerirlo, ma nel momento in cui avete dei granelli fini fini fini, questo davvero non porta nessun problema. Molto spesso poi mi chiedete anche per gli attivatori del filtro. Gli attivatori non sono altro che delle sostanze che aiutano a maturare più velocemente e di conseguenza a far entrare il filtro a regime e al meglio della sua funzionalità. Per quanto riguarda le tartarughe, questi non sono più di tanto necessari. Infatti le tartarughe non risentono più di tanto del picco di nitriti, che invece è una cosa che può preoccupare con i pesci. Con le tartarughe l'acqua del rubinetto può andare benissimo. L'unica cosa che dovete tenere conto è semplicemente che all'interno dell'acqua del rubinetto si può formare cloro piuttosto che calcare, eccetera, eccetera. La migliore soluzione può essere a basso costo, anzi praticamente gratuita, far decantare l'acqua. Prendete semplicemente l'acqua, la mettete all'interno di un bel recipiente, la lasciate decantare e di conseguenza la lasciate a riposo per circa 24 ore e questo vi permetterà ovviamente sia di togliere il cloro, sia di togliere il calcare che si va a depositare sotto. Altra cosa, se no, che potete utilizzare sono i biocondizionatori, che sono proprio come quelli che vedete qua. Il primo che vi faccio vedere è questo della Tetra Reptosafe. Questo lo avevamo già visto in un video sponsorizzato da Play Reptile, il negozio di Molfetta. Anche qui trovate tutto all'interno della descrizione. Il secondo invece è questo qua e si chiama Aquili. Questo qua è sempre fatto apposta per le tartarughe. Questi servono nel momento in cui dovete fare un rabbocco d'acqua piuttosto che nel momento in cui avete
un nuovo acquario. Questi servono per depurare l'acqua e quindi per renderla il più sicura possibile per le vostre tartarughe. Vanno a legare i metalli permanentemente, vanno a togliere il calcare e ovviamente anche il cloro, e quindi rendere l'acqua più sicura per le vostre tartarughe. All'interno di questo qua troviamo anche vari minerali e vitamine che servono proprio per le tartarughe, che per esempio vengono assorbite tramite la pelle. Sulle confezioni di questi trovate sempre il dosaggio, di solito sono all'incirca 5 ml per ogni 20 litri o 10 litri a seconda appunto del tipo di prodotto. Comunque sia, sempre sulla scatolina trovate tutto quello che vi serve. La differenza ovviamente con un biocondizionatore come può essere questo e il far decantare l'acqua del vostro rubinetto è che questo qua lo andate a pagare e l'altra soluzione invece non la pagate, seppur ha un dispendio di tempo ovviamente più lungo. Parliamo invece dell'acquario. Molto spesso capita di vedere queste piccole vaschettine piuttosto che gli acquari in plastichina. Il motivo per cui vi vengono venduti è innanzitutto perché una cosina come questa può costare all'incirca 5-10 euro, che è un costo molto relativo e competitivo rispetto ad un acquario da 150, 200 eccetera eccetera eccetera. Tenete conto poi che le tartarughe che andate a comprare, che magari sono grandi così in un negozio, vengono vendute tra i 7 e i 15 euro, e portare in cassa un acquarietto come questo dall'incirca 5-10 euro è un costo complementare alla tartaruga. Questo perché le tartarughe sono animali che si vendono da soli, potremmo dire, e che sono molto semplici in generale da vendere e che a primo impatto sembrano avere un costo davvero irrisorio. Sarebbe assurdo che una madre con il figlio, piuttosto che un padre con il figlio, piuttosto che una piccola famiglia, piuttosto che qualsiasi persona entrasse in un negozietto, comprasse 7-10 euro di tartaruga e poi sì, però devi aggiungere all'incirca 100 euro per l'acquario, 25 euro per il riscaldatore, 30 euro per il depuratore, 60 euro per le lampade che poi tra 6-8 mesi devi cambiare, e poi devi mettere il mangime che è specifico, e poi non devi dargli i gamberetti perché sono stupidi. E come vedete, dai 10 euro di cui si parlava iniziamo ad avere costi sempre più alti. Quando quindi vi viene proposto una cosina come questo, piuttosto che gli altri acquarietti che magari hanno la palmetta e che vi permettono di mettere all'incirca 2 cm d'acqua, e non avete ovviamente lo spazio per mettere un riscaldatore, un depuratore o una lampada che in un modo o nell'altro questo ve lo scioglie, mi raccomando quindi non fate la stupidata di ascoltare alcuni negozianti, non tutti però ce ne sono davvero tanti, che cercano di rifilarvi qualsiasi cosa. La verità, quello che cerchiamo sempre di dire tramite 11 giga, è semplicemente che questi animali non sono dei giocattolini. Ovviamente ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito, per qualsiasi domanda o questione potete lasciarla nella sezione dedicata. Date anche un occhio alla descrizione, mi raccomando, ci sono tanti link dedicati. Ovviamente io vi ricordo di iscrivervi ad 11 giga, il canale YouTube dedicato alle tartarughe d'acqua, e noi ci vediamo nei prossimi video.